Il dramma è che se tu rispondi alla domanda che cosa è cambiata a Roma rispetto a prima, la risposta è nulla. Perché quando si parla di anticorpi, gli anticorpi, per chi ha proposto di essere il San Giorgio contro il drago del malaffare e l'immoralità collettiva, devono scattare prima. Qua c'hai Marcello De Vito, uomo forte del Movimento a Roma, politico, arrestato per corruzione. Frongia, indagato per corruzione, il più vicino a Lavaggi degli assessori. Marra, qualche mese fa, è anche lui, uno stretto collaboratore del sindaco, arrestato per corruzione. L'avvocato Luca Lanzalone, il super tecnico amico di Beppe Grillo, a cui il sindaco affidò funzioni importanti di governo della città quasi a supplenza rispetto della politica, arrestato pure lui. Insomma, qui non sono mele marce, qui siamo davanti alla tangentopoli del movimento a Roma. Questo è il punto. E Sei che d'accordo chiama con in quello che causa sto? le responsabilità del sindaco, perché se le responsabilità penali sono individuali, quelle politiche sono di chi guida, perché delle due l'una, o Lavaggi, concludo, o Lavaggi, vale per Lavaggi quello che dicevamo anche qui quando analizzavamo le colpe di Alemanno, cioè o Lavaggi è un incapace oppure è politicamente complice, perché un sindaco ha il dovere di controllare, prevenire e governare.